Tyron. Tyron, Tyron, che tragedia. Non puoi immaginare cosa è successo, è terribile. So tutto, Lucrezia. Coraggio. Bruno mi ha raccontato ogni cosa. Temo che l'odio torni a sconvolgere questa terra. Povera Giovanna. Non mi posso rassegnare. Poco lontana da questa casa, io che non sapevo niente. Non è giusto, non c'è giustizia, non c'è misericordia. Non doveva morire così. Non è servito a niente, Tyron. Il nostro esempio non è servito a niente. Lucrezia, amore mio, non parlare così. Non devi perdere la speranza. Dimostrami di essere una donna forte. Non posso. Non posso darmi pace, povera Giovanna. Coraggio, amore mio. Perché? Perché? Coraggio. Ho ordinato ai miei uomini di darle sepoltura. Voglio che riposi vicino alla sua casa. Accanto al bambino che è stato trovato morto tra le macerie. Hanno trovato un bambino. Hai già finito di mangiare? Mm? Non hai più fame, vero? Mm. Va bene, però adesso la mia principessa deve riposare. Dopo mangiato, tutti i bravi bambini vanno a dormire. Ti voglio bene, Lucia. E quando sarai diventata grande, anche tu me ne vorrai tanto, vero amore? Mm? La mia piccolina ha tanto, 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 tanto bisogno di me, vero tesoro? Ah, quanto sei bella, amore mio. Dolce, piccola mia. Questo è il regalo più bello che ho avuto in tutta la mia lunga e faticosa vita. Vedere la mia bambina Maria con la sua bella principessina. Sì, la mia bella principessina. Tesoro, amore mio. Che carina. Fa un bel sorriso a Domenica. Sorridi a Domenica. Ah, bu, 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 bu. Passione, vicinami e non posso tenerti con me. Potrebbero scoprirci. E anche se questo non accadesse, io non potrei farti felice. Non ho una casa. Non ho un soldo, non ho nulla. Moriresti di fame. L'unica cosa che posso fare è lasciarti a qualcuno che possa prendersi cura di te. Lucrezia, non è la prima volta che degli innocenti pagano per le colpe degli altri. Il dolore più grande è non aver capito nulla. Giovanna, Vittoria e il bambino.
Adesso è tutto chiaro. Come ho potuto essere così cieca? Avrei dovuto rendermi conto della situazione in cui si trovava Vittoria. Calmati. Noi eravamo così unite. Lei aveva bisogno di me. E anche se non ha avuto il coraggio di dirmi la verità, io avrei dovuto leggere nei suoi occhi cosa le stava succedendo. Adesso capisco. Per questo è andata via. Per questo motivo è scappata dalla sua casa. Che cosa c'è, Lucia? No, no, non piangere, piccola mia. Sei la cosa più bella che mi ha regalato la vita. Bambina, i tuoi occhi risplendono di felicità quando guardi la tua creatura. Che c'è? Forse hai ancora fame, Lucia. Hai fame ancora? Beh, certamente, se piange, vuol dire che ha le sue buone ragioni. Non è di quelle bimbe che fanno i capricci senza motivo. Ho detto qualcosa di male? No, Domenica, no. Stavo pensando che per uno strano scherzo del destino mia figlia non è stata frutto dell'amore. Vi ho sentito chiacchierare dalla mia stanza e mi domandavo come farà a dormire la mia piccola Lucia. Non preoccupatevi, signor Emanuele. La vostra nipotina somiglia tutta a voi. Volevo dire, in alcune cose. E dopo che ha fatto un pasto abbondante, non dà fastidio a nessuno e dorme. Ah, Domenica. Non posso darti torto. È la verità. Senti, Domenica, perché non ci prepari qualcosa? Un tè? Lo gradite, padre? Volentieri. Oh, bene. Grazie. Vado subito a prepararvi il tè. Fai un sorrisino la tua Domenica. Con permesso. Padre, avrei bisogno di parlarvi. Ma certo, figlia mia. Dimmi di che si tratta. Voi dovete aiutarmi. Per che cosa? Mi occorre il vostro aiuto affinché Lucia possa essere felice. Non capisco, figliola. In questa casa regnano i fantasmi del passato. Quanti brutti ricordi. Quanto dolore. Vorrei invece che tutto cambiasse. Voi siete l'unico che può aiutarmi, padre. Vorrei trasformare questa casa in un posto felice, pieno d'allegria. Anch'io lo desidero, figliola, con tutto il mio cuore. Voglio che Lucia cresca libera. Sì, voglio educarla diversamente, affinché possa scegliere e possa lottare per il suo amore e affrontare con coraggio la vita. Però non deve sentirsi sola, deve poter contare su di noi. Padre, io non voglio che tutto quello che è successo a Vittoria possa un giorno accadere a mia figlia. E non voglio che soffra quanto ho sofferto io. Non voglio. Perciò, se ciò avvenisse, tutto quello che ho subito finora non avrebbe più alcun senso, padre. Aiutatemi. Voi mi comprendete, non è vero? Sì. Capisco fin troppo bene. E sono d'accordo con te. Thank you.
Dovremo seguire le tracce ancora a lungo, capitano. Finché non avremo raggiunto la ragazza. Speriamo di trovarla prima di notte. Si perdono nel fiume. Forse compariranno più avanti. Ma è una ricerca difficile, credo non valga la pena continuare. Niente è difficile. Aspettiamo la guida che è andata in Nama scoperta. Ci saprà dare indicazioni più precise. No, non abbiamo tempo. Dobbiamo continuare, soldato. Guidi! Sì, capitano. Voi e i vostri uomini costeggerete la riva da quella parte. Gli altri mi seguono. Tenete gli occhi aperti, non voglio sorprese, mi raccomando. Fate molta attenzione. Avanti. Sono qui io, state calmo. Martina. 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 Non vi agitate, state calmo, Germano. Vi prego. Guarirà, mamma. Non lo so, figliolo. È in gravissime condizioni. Quando papà tornerà, si arrabbierà se non l'avremo curato bene. Papà sa che facciamo sempre del nostro meglio. Col nostro aiuto guarirà, vedrai. Sì, piccola mia. Vedrai che le cose cambieranno. Vedrai. Tutti e due abbiamo percorso un cammino lungo, difficile e faticoso. Però abbiamo imparato molte cose. E d'ora in avanti sarà tutto diverso. Sapremo apprezzare ogni minuto di pace, di tranquillità, di allegria che avremo. Ti prometto che non ti darò consigli se tu non vorrai. E non me la prenderò a male se tu prenderai delle decisioni per conto tuo. Ormai sono troppo vecchio per discutere. Ed è evidente che ho commesso molti errori, figliola. Non solo voi, padre. Tutti e due abbiamo commesso dei gravi errori. Può darsi. Ma in fondo che importa? Cancelleremo tutti i momenti dolorosi del passato. D'accordo? E conserveremo solo i bei ricordi. Sì. Noi conserveremo solamente i bei ricordi. Maria. Qualcosa? No, signor capitano. E nemmeno la guida che è andata in nave scoperta. Quella ragazza si è dileguata nel nulla. Evidentemente
Vuol far perdere le sue tracce. Sì, avete ragione. E di certo avrà i suoi buoni motivi. Solo il Dio sa il perché. A questo punto sarà meglio tornare. Siamo stanchi, capitano. Accampiamoci qui stanotte. No, è troppo rischioso. Voglio arrivare al forte prima che scenda la notte. Gli indios potrebbero giocarci qualche brutto scherzo. Andiamo. Sta tramontando, Lucrezia. Fra poco scenderà la notte. È pericoloso ora mettersi in viaggio. Cosa vuoi dire? Che dobbiamo andare via. Tornare al nostro villaggio. Quello è il nostro posto. Non mi sento di partire. Questo è stato un colpo troppo duro. E poi, ovunque noi andremo, saremo sempre perseguitati dall'odio e dai sentimenti di vendetta che vivono nel cuore della gente. Ti senti sconfitta? Oggi sì. Oggi sì. E domani? Sono sicuro che tutto cambierà. Saranno i tuoi sentimenti a vincere. E io, Tyrone, rimarrò al tuo fianco e ti proteggerò con il mio amore. La moncini botu, in cacce me un quel pace culitum, che culitum avalvum. E nani, cavugin, e pipaglocum, beucona, ci un calvo un ne pam, cagliere puma un guan guade cince iumin, venne guen, la uinca, la uja uinca, era molto buono. Sì, è vero, ma io preferisco il mate. I Lynch non riusciranno a cambiare le mie abitudini tanto facilmente. Ah, bene. Vi ho sorpresi finalmente. Bravi, state cospirando contro gli inglesi in presenza di mia figlia.
non vi siate offeso sul serio? Oh, ma certo che mi sono offeso, non ve lo perdonerò mai. E poi, Emanuele, se mi permettete, sì, in questo momento in famiglia siamo più Lynch che te Tebaldi. Questo è vero. Però non avreste dovuto ricordarmelo, perché potrei mettermi in competizione. Padre! Lasciaci scherzare un po', figlia mia. Come vedi, l'allegria regna in questa casa, da quando è arrivata questa bella creatura. Amore mio, che Dio ti benedica. È l'unica soluzione, non posso fare altro. Sono troppo stanca, non resisto più. Aiutatemi, signore, vi prego. Dio ha ascoltato le mie preghiere. Si sono fermati. Giuliana! Che succede? Perché ci siamo fermati? È il tramonto, dobbiamo abbeverare i cavalli e siamo tutti stanchi. Stanotte ci accamperemo qui. Sembra un posto tranquillo. Però ci vorrà ancora un po' prima che scenda la notte. Di questo passo non arriveremo mai al villaggio. Meglio. Che ci aspettino, no? Il desiderio e la curiosità aumenteranno. E così tutti gli abitanti del villaggio verranno al nostro spettacolo, cara mogliettina. Va bene, come vuoi, fermiamoci pure qui. Ti confesso, Mattia, che sono distrutta. E non mi dispiace affatto riposare un po'. È arrivato il momento di separarci. Accendi il fuoco e prepara per tutti qualcosa di buono da mangiare. Io vado ad avvisare gli altri che passeremo la notte qui. Guarda. Guarda che posto meraviglioso. Questa notte ci fermiamo qui. Bisogna far bere i cavalli. Prendiamo un po' d'acqua. Tieni, prendi la tirozza, vieni. Coraggio, caporale. Non arrendetevi proprio adesso. Vi state riprendendo bene. Su, cercate di farvi forza, No, no, è la fine, Rosalba. Sento che è la fine, sto morendo. Forza, bevete questo, vi farà bene. È inutile, Rosalba. Per me non c'è più speranza. Coraggio. Rinaldo! Oh, Rinaldo! Gravissime condizioni, Rinaldo. Temo proprio che non ce la farà. Si accanisce sempre contro i migliori. Appena un paio d'ore fa, non di più, sono stato costretto a seppellire un caro amico. E ora anche lui. Io non riesco ad accettarlo. È la volontà del Signore. Non è sufficiente a confortarmi.
posso più di tutto questo. Questa terra è piena di sangue, di odio, di dolore, di sofferenze indicibili. Che mi lacerano dentro. Tutto intorno a me sta crollando e non posso fare niente. Non dobbiamo perdere la speranza. Non lo so. Non lo so. C'è una donna. Ancora quasi una bambina. Io la conobbi molti anni fa. Era piena di vita, di allegria. Ma in questo momento sta vagando da sola, come impazzita per i campi, fuggendo da chissà cosa. E io non sono riuscito a trovarla. Ha fatto perdere le sue tracce. Ma che cosa abbiamo fatto, signore? Per meritarci tutto questo. Coraggio. Buona questa. Avresti dovuto vedere quando mi sono trovato faccia a faccia con quello sporco indio. Gli ho sputato in un occhio. E quel bastardo mi è saltato addosso. Con la furia di un demonio. E poi? Che è successo? Andiamo, non farla tanto lunga. L'ho infilzato come questo pezzo di carne. Avresti dovuto vederlo. Sembrava un capretto allo spiedo. Chi è là? Chi è là? Rispondete! Ma questa è un'apparizione. Che ci fa una ragazza così bella in una terra così desolata? Vi siete persa, contessa? Siete in cerca di avventure? È da tanto tempo che non vedevo una ragazza bella come voi da queste parti. Da quando gli indios hanno invaso queste terre. Su, parlate. Avete perso la lingua? Forse la ragazza è muta. Ma guardate i suoi occhi. Quelli sono occhi stupendi, davvero incantevoli. Sono in viaggio. Bene. Bevete con noi. Un po' di vino vi metterà allegria. Coraggio. Bevete. Vi sentirete meglio. Approfittatene, bellezza. Questa notte si fa festa. E tu perché non fai un po' di musica, eh? Certo. Vi voglio dedicare una canzone, contessa. Sperando di ricevere un vostro sorriso. Brava, a quanto pare avevate la gola secca, eh? Tornato. Augusto. Tesoro mio. Sono tornato. E ti confesso una cosa. Mi sei mancato molto. Anche voi, papà. Avevo paura. Sì? Ormai sei un ometto. Ma certo. E allora di che cosa avevi paura, dimmi? Che voi non tornaste mai più a casa. Di non vedervi più. Mai più.
Mi perdonate? Perdonarti di che cosa, figlio mio? Non hai nulla di cui vergognarti. Al contrario. Sai, anch'io a volte ho paura di perdervi. Questo accade quando un uomo ama veramente. E credimi, è la cosa più bella che possa accadergli. La cosa più bella. Sempre con la massima sincerità. Per me non c'è più speranza. Ne siamo consapevoli tutti e due. Siete tuttora, Germano. E continuerete ad esserlo. Vi prometto una cosa, amico mio. Appena sarete guarito, prenderemo i cavalli. E andremo alla prima taverna che troveremo. E ci prenderemo una di quelle sbornie. Una di quelle indimenticabili. Come i vecchi tempi. Sì, mi sembra ancora... Mi sembra di vedervi, Germano. Quando corteggiavate Martina. Sì, me lo ricordo. Avete i capelli morbidi come la seta. Ehi, amico, non vorrai tenerla solo per te. Lasciaci divertire anche a noi. Ma la ragazza si diverte con chi vuole. Come vedi, ha scelto me. Certo che sei davvero presuntuoso. Ha scelto te perché hai il vino. Venite con me. Non ve ne pentirete, vi assicuro. Venite. Se vi comporterete bene, vi accompagnerò alla fattoria di un'amica. Lì non vi mancherà né vino né divertimento.
E potrete guadagnare anche un po' di soldi. Dove si trova questa fattoria? Lontano. Molto, molto lontano. Bene, allora siamo d'accordo. Aiutatemi, sorella. Vi prego, sono una povera peccatrice. Abbiate pietà di me. Oh, Signore, concedetemi la salvezza della mia anima. Che posso fare? Giuliana. Moglie. Oh, yeah.
Che succede? Ascolta. Che cos'è? Sembrerebbe... sembrerebbe un bambino. Un bambino? Oh. Ma non è possibile. Vado a vedere. Aspetta, ti accompagno. No, no, tu resta qui, Giuliana. Non voglio che tu venga là fuori col buio. Non importa, vengo con te. Sbagliata, è proprio un bambino. Povera creaturina, perché l'avranno abbandonata? Come hanno potuto fare una cosa simile? Sembra una femminuccia. E deve essere nata da poco, ti sembra? Usare l'incendio. Oh, per fortuna ci siamo salvati, amore mio. Ci fossimo svegliati a quest'ora. Oh. Mattia, è stato un vero miracolo. Grazie a lei ci siamo salvati, lo sai. Questa creatura l'ha mandata in cielo. Sì. Presto, presto! È proprio vero. Sta bruciando il carro del fuoco artificiale. La chiameremo Milagros. Andiamo tutti insieme, prendiamo una... Che ne pensi? Sì. Forza con l'acqua! Avanti, portate al tratto! Di qua, di qua! Forza, ancora! Sì, moglie mia, la chiameremo... la chiameremo Milagros. L'acqua! Dobbiamo metterci tutti in fila, formare una catena! Sì, muoviamoci! Milagros, piccolina mia.